Salve amici del canale. Come vedete ho una tavoletta di medio density, di un bello spessore, siamo intorno a 1 cm, su cui ho dato una mano di gesso acrilico e come vedete sul retro niente, in quanto lo spessore ci può anche dare una mano, in quanto non si imbarcherà sicuramente, proprio perché lo spessore è bello consistente, per cui può bastare la preparazione sulla parte che userete. Faremo qualche cosa con colore a olio, per cui sarà qualche cosa che ci vorrà un po' più di tempo. Procuratevi un po' di olio di lino, un po' di trementina, qualche pennello, usate quelli che volete, quelli con cui siete più abituati a lavorare, poi un contenitore per olio di lino e per la vostra trementina. Poi se avete la possibilità, un bel barattolino, un contenitore qualsiasi, ecco, per casomai per pulire i vostri pennelli, quindi usate acquaragio o quello che volete. Beh, a questo punto, come vedete, il disegno è essenziale, è una marina, cioè cielo, qualche pianta, qualche scoglio e una spiaggia. Veramente il minimo sindacale. Ora, prepariamo i nostri colori. Questa è la tavolozza, è un pezzo di ritaglio di medio density. Voi usate quello che volete, un piatto, una tavolozza classica col forellino per il pollice, un pezzo di vetro, quello che volete, va bene, senza problemi. I pennelli ve l'ho detto, usate quelli che usate solitamente, per cui più o meno sapete quello che vi serve. Se non sapete cosa usare, usate un pennello mediamente morbido, vanno bene anche questi di pelo sintetico, sono abbastanza buone, non durano tantissimo, però per fare un lavoro mediamente piccolo va bene, insomma, con loro si può usare praticamente di tutto. Quello che crea un po' più problemi probabilmente è l'acquerello, che se non avete pennelli che tengono bene l'acqua o che non si aprono come delle spugne, è meglio, per cui forse l'acquerello è quello che richiede un po' più di attenzione. Se no, usate pennellacci, insomma, non lavorate bene. Quindi, detto questo, non ci resta che iniziare. Quindi, ora spero che la luce sia sufficiente, perché io assolutamente non vedo un tubo nulla. Quindi, faccio una prova e poi vediamo. Bene, sulla tavolozza, come vedete, forse non si vede benissimo, c'è bianco, blu ceruleum e un po' di lacca di garanza. Occupiamoci per il momento del cielo, quindi abbiamo il nostro olio, lo metto qui davanti, metto pure la trementina qui davanti e quindi inumidisco un po' e andiamo con un po' di bianco e un blu ceruleo abbastanza diluito e andiamo a fare il cielo. Naturalmente possiamo iniziare da dove più vogliamo, non è detto che debba essere per forza il cielo la nostra prima occupazione, però spesso. Ok, ho preso anche un pochino di rosso come avete visto, perché poi voglio darci un po' una colorazione rosata, per cui intanto prepariamo la nostra base per il cielo e poi andiamo a definire un po' meglio. Come detto altre volte, quando andate verso l'orizzonte, il colore schiarisce un po', per cui mentre salendo verso l'infinito, diciamo, il colore tenderà ad assumere colorazioni un poco più scure. È una regola generale, poi ci possono essere mille varianti, naturalmente. Ora, con l'olio diluito, ho diluito un pochino il colore, così era un pochino più fluido. Poi eventualmente, quando andremo a fare un po' di lavorazione, un pochino più divertente col cielo, casomai poi ne useremo un po' meno, ma intanto per fare le grandi masse va benissimo così. Comunque ne uso poco, non è che ne uso tantissimo.
Ci sono mille modi per fare le stesse cose, per cui non è che questo sia l'unico modo per fare un cielo, per fare una composizione. Si può anche fare qualche cosa di diverso, nel senso si fa una prima mano molto molto diluita, in modo che asciuga alla svelta e dà giusto diciamo, l'idea di quello che stiamo facendo. Si possono fare già le grandi masse, e poi piano piano rifinire. Quindi, come sto facendo adesso, già cominciamo a fare il lavoro finito. E questo dipende un po' da come vogliamo organizzare il lavoro. Al solito non c'è mai un modo sbagliato, uno esatto. Dipende un po' da quello che vogliamo realizzare. A me piace molto fare i cieli un po' tormentati, un po' mossi. Un cielo troppo piatto, fatto col pennellone, non piace poco. Il cielo ha mille sfumature, ha mille possibilità di intravederci qualche cosa. Quante volte è capitato di vedere il cielo e ma guarda, sembra ci sia un leone che aggredisce oppure il viso di qualcuno, addirittura guarda, sembra ci sia il volto di qualcuno che conosci o di qualche santo o ancora di più. Capita. Per cui ecco, perché limitarci a fare una cosa pu, 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 come se fosse imbiancatura del bagno. Naturalmente anche quando fate il cielo, naturalmente una cosa importante è decidere da che parte arriva la luce, perché è importante che la parte in cui arriva la luce probabilmente sarà anche la parte quella dove è più luminosa, cioè del cielo e parlo. Se la luce viene di qua, grosso modo questa zona qui si presume ci sia la luminosità del sole, insomma, un fanale secondo che cosa stiamo facendo, insomma, ecco, e quindi sarà mediamente più luminoso. Ora qui, visto che poi c'erano delle piante, avete visto, possiamo anche andare un po' più alla grossa, senza stare troppo a dettagliare. Ecco, qui andiamoci. Celeste e andiamo. Con il pennello un pochino più fluido, vedete, si riesce a fare una nuvolosità abbastanza articolata, quindi ci si diverte un po' a lavorare di nuvole. Ora in questo caso che è abbastanza luminoso il cielo, non c'è bisogno di andare a cercare le nuvolette con l'ombra sotto, fate una cosa abbastanza semplice, senza andare a cercare la nuvoletta con l'angiolino, ecco, una cosa abbastanza semplice. Di solito si fanno le nuvolette con l'ombra, eccetera, quando c'è un cielo mediamente sereno e c'è queste nuvole belle cariche, allora si cerca di dargli appunto questa pesantezza o questa gravità.
facendoci appunto un po' di ombreggiatura, un po' di... Beh, allora prendiamo un po', avevo fatto una breve pausa perché mi è arrivata una telefonata, quindi... Allora, niente di... Di che, e ci riprendiamo il nostro bel cielo. Ora ci possiamo mettere anche un pochino di ocra, poco perché sennò poi tende a virare verso il verde, però un po' di ocra e di lacca rizzarina male male non ci stanno, quindi un po' di ocra, giusto un pochino. Ecco fatto. Via. Allora. Caso ho preso un celeste, avevo detto di non prenderlo, infatti l'ho preso subito. Vedete però, senza volerlo vi ho fatto vedere che esagerando viene verde e quindi non va bene. Non è un problema, anzi a volte una tonalità un pochino più calda, carica. Ecco, come vedete, un pochino di ocra gli ha fatto subito un effetto abbastanza caldo. Ecco. Ora, come ho detto, in genere andando verso l'orizzonte il cielo schiarisce, per cui seguiamo queste regole, anche se sono semplici, ma sono sempre valide, e quindi riandiamo a riprendere un po' il nostro fondo, sfondo. Ora, un'altra cosa che va tenuto insomma, in considerazione quando si fanno paesaggi è che le montagne in profondità, in lontananza, assumono quasi il colore dello sfondo, per cui non le fate troppo nette, ma fate le sfumate, la famosa prospettiva aerea, quella tanto raccomandata da Leonardo, dal nostro Leonardo da Vinci, quindi ecco, è una cosa abbastanza semplice, si dà per scontato, ma... da tenere sempre in considerazione, quindi ok, poi man mano che andiamo avanti, se ci piace incrementare qualche luce o qualche cosa, lo possiamo tranquillamente riprendere. Qui mi piace a me questa ocra. Ecco. Boh, per il momento lasciamo stare questo tipo di nuvolaglia. Ecco qui. Ok, qui stessa cosa. Qui abbiamo detto la parte un pochino più luminosa. Abbiamo deciso che da questa parte arriva la luce, quindi l'abbiamo resa abbastanza luminosa. Ora ci dedichiamo, facciamo proprio a scalare, piano piano poi arriviamo al dunque. Giallo cadmio naturale, che ci serve appunto per fare un po' di verdi. Ecco qui, mettiamoli vicini, tanto si useranno, quindi possiamo fare tutti i verdi che vogliamo, eh? Con questi colori possiamo veramente fare praticamente tutto quello che ci serve. Ok, allora abbiamo fatto un po' di verde. Ecco qui. Ora abbiamo preso anche un pochino di rosso e andiamo a fare in lontananza queste montagne.
questo promontorio. Qui perderci un po' di tempo a giocare un poco con la montagna, con le varie, ecco, anfratti, dune, quelle potrebbe essere appunto una montagnola, ecco. Allora, considerate che questa qui sono montagne in lontananza. Come detto, questa qui adesso ve la faccio vedere e la facciamo del colore quasi, quasi, quasi del cielo. Ok, così dà l'impressione di una cosa molto sfumata, molto lontana, quindi. E qui riprendiamo con la nostra costruzione di montagne. Ora possiamo andare verso il, diciamo, verso il, l'acqua, verso la battigia, con un colore leggermente più chiaro, no? In modo da simulare un po', diciamo, la roccia battuta dal mare, quindi senza grandi vegetazione, senza. E lì ci possiamo inventare il colore che vogliamo, se vogliamo fare una roccia chiara. Allora prendiamo. Po' di ocra. E gli diamo una schiarita leggera. Di olio e andiamo a prendere, non c'è bisogno di fare grandi movimenti di pennello, tutto in punta di pennello, abbastanza semplice. Ora qui, siccome qui poi ci verrà la costruzione di queste piante, adesso diamogli soltanto una, diciamo, una sporcata, va, giusto una definizione modesta, poi eventualmente ci serve questo qui per quando faremo la pianta, in modo che ci abbiamo già una parte di fondo, quindi sarà già coperta, non ci darà fastidio dover andare a cercare di recuperare in qualche maniera. Ecco, diamogli qualche cosa che possa distinguere un piano più lontano da uno più ravvicinato. Ecco, facciamo conto che qui ci sia una, ecco, una collinetta più in primo piano, e andiamo a cambiare leggermente tonalità e andiamo con colore chiaro, così ci dà subito l'impressione di una vicinanza rispetto alla parte retrostante.
Ok, qui vabbè, adesso andiamo a chiudere un po' qui. E qui la stessa cosa, andiamo a fare un riempimento abbastanza normale, senza grandi problemi. Ecco qui. Vale. Qui ci serve giusto per avere un fondo. Con l'olio si lavora un pochino più delicatamente che non con l'acrilico. L'acrilico ti permette pum pum di andare più deciso, anche con l'olio volendo, però l'olio proprio per la sua natura ti costringe quasi a una certa meditazione, no? Quello che fai è un pochino più pensato, un pochino più elaborato, se non altro mentalmente. Invece l'acrilico, proprio per sua natura, è un qualche cosa di più rapido. Ok, lasciamo stare qui per il momento e poi andiamo a rifare qualche cosina dopo. Ho macchiato il dito, questo non è una macchia di colore, è proprio una martellata su un dito. Ok, questo lo lasciamo stare per il momento. Prendiamo un poco di celeste qui, questo blu ceruleum, che poi è un celestino chiaro, in parole povere, e facciamo una bella, ecco qui, lo facciamo un pochino più scuro perché consideriamo che ci sia la luce da questa parte e quindi qui un pochino di ombra che crea questo promontorio. Poca cosa, però teniamola di conto. Ora questa tavoletta, come avete visto, l'ho preparata bianca, si vede ancora, no? Però non sarebbe stata male nemmeno se l'avessimo già dipinta in qualche maniera, dato un fondo diverso. Ci avrebbe aiutato. In modo che se lasciamo poi qualche punto, non è che viene fuori sto bianco, che a volte può essere utile, però non sempre insomma, ci dà una mano come vorremmo. Quindi, ora cosa è uscito fuori? Ecco. E quale potrebbe essere questo colore che ci aiutava? Un celestino chiaro, per esempio, un celestino o un nero. Anche un bel colore nero poteva essere interessante da sperimentare. Ora poi piano piano ci avviciniamo alla costa e lì qualche cosa da cambiare ci sarà. Vedete, perché se si lascia il bianco ora in certi punti può anche andare bene un po' di bianco, visto che stiamo facendo un mare, quindi può essere, diciamo, confuso con qualche onda, qualche cosa, increspatura eccetera, però in genere è bene non esagerare con questa cosa. Anche per il mare lo stesso discorso si faceva per il cielo, man mano che si va verso l'orizzonte, mare e cielo si confondono quasi di tonalità, per cui possiamo anche andare quasi con lo stesso colore del cielo. Anche lì ci sono delle correnti di pensiero diverse, però insomma in genere quella è la tecnica, poi ognuno farà quello che vuole. Può anche ribaltare questi canoni, non è una regola generale da osservare per forza in maniera precisa. Si possono anche fare delle variazioni sul tema. Ora
Ok, allora, poi man mano che veniamo più verso terra, poi ci dedichiamo poi a questa cosa. Ora, facciamo un po' di montagnole, ok? Allora, prendiamo un po' di Bruno Van Dijk. Andiamo un pochino più sull'oscuro. Ok, Bruno Van Dijk. Io vedete, non c'è una tavola rossa tanto precisa, il colore lo metto un po' qua e un po' là, quindi ognuno poi si regola come meglio crede. Bruno Van Dijk, abbiamo già l'ocra e quindi possiamo già andare. Allora, possiamo andare già con le parti più scure. Pennello pulito malissimo. Ecco, allora, con le parti un po' più scure in ombra, che c'è anche un pelo. Due peli, anzi. Vabbè. E quindi andiamo a fare le parti scure, diciamo le parti più in ombra. Anche voi non fate come se imbiancaste un qualche cosa di definito, ma cercate di pensare a quello che potrebbe essere una roccia e quindi la lavorate un po'. Quindi ci saranno anfratti, parti più scure, parti più chiare, parti in ombra, eccetera, eccetera, eccetera. Cercate le parti più scure. Naturalmente luce, ombra, un po' di ombra di questi sassi. Qui stessa cosa. Ok, e andiamo a fare i nostri bei sassoni. Qui c'è poco da raccontare, c'è solo da mettersi lì e cominciare a ragionare in maniera di luci e di ombre. Quindi, naturalmente, essendo più o meno di fantasia, le ombre ve le immaginate un po', quindi ve la state costruendo voi questa immagine, cercate almeno di farla verosimile. Poi se sbagliate, oh cavolo, qui ci voleva un po' di luce, e ce la mettete, insomma, ecco, non è che succede niente se per caso vi scappa un colore invece di un altro. Diciamo, qui ci stava meglio chiaro, e ce la mettete e fate quello che più vi piace. Però se da una parte c'è la luce, da quell'altra ci deve essere l'ombra, se no viene una cosa piatta. Poi ci potete mettere una puntina di rosso, una puntina di verde. Insomma, decidete poi un po' voi come la volete interpretare la vostra immagine. Guardate, ci ho messo un pochino di rosso. Vedete, rimane subito. Ora qui facciamo un po' una cosa abbastanza scura perché poi ci facciamo un po' di vegetazione, quindi adesso ci interessa solo sporcare la zona, poi ci dedichiamo a un altro tipo di costruzione. Ora continuiamo con la nostra roccia. Pennello piatto, diamogli un po' una, ecco,
Ok, allora andiamo a rifinire un po' questa zona. Anche qui lo stesso discorso, se ci sono dei sassi, cerchiamo di farli vedere. Dedichiamo poi ad altre cose dopo. Ok. Vale. Allora, qui posso sempre mare. Allora, facciamo un po' di... Di spiaggia, diciamo così. Cercate di non fare la pennellata sempre a struscino, ma sempre di lavorare la zona che state dipingendo. Considerate che ci sono sassi, ci sono scogli, pietre, alghe, quindi ecco, un po' di movimento. Potete anche fare una prima stesura, diciamo, come fondo e poi dopo ritornarci sopra con colore più chiaro o più scuro, secondo cosa avete usato, per caratterizzare la battigia. Considerate una cosa, che dove arriva l'acqua è un po' più scuro. Quindi anche se è la stessa tipo di ghiaia, facciamo così, qui dove arriva l'acqua sarà anche un pochino più scuro. Ci avete fatto caso tante volte, no? Per cui a volte basta soltanto ricordare piccole cose e ci danno una mano a fare qualche cosa di più interessante. Ora qui possiamo, come detto, dare un po' di fondo e poi lo lavoriamo meglio dopo. Qui si ripiglia poi facilmente, adesso è soltanto, come detto, per fare un fondo che se lo diamo anche abbastanza diluito asciugherà anche in maniera abbastanza veloce, quindi ci possiamo tornare sopra senza imbrattare troppo il colore. Qui possiamo anche fare delle rocce un pochino più evidenti. Ecco. Ora, come detto, qui possiamo adesso che abbiamo fatto il nostro poco di fondo andarci sopra e
mi serve un po' più di ocra, l'ho finita. Allora. E qui possiamo fare un po' di ghiaia sulla battigia. Ora, vediamo di riprendere un po' il mare, così possiamo anche fare due onde e qualche cosa di più caratterizzante. Allora, abbiamo sempre un po' di colore, ecco qui. E andiamo a finire un po' di questa zona qui. Però, qui che andiamo verso terra, lo facciamo un pochino più sporco, diciamo così. È quasi un verde, diciamo così. Vado a simulare, diciamo così, un po' di acqua mossa un po' di mareggiata, va, un po' di mare, un po' di vento, ma non una mareggiata, ecco. Però insomma qualche cosina di pino più agitato che non al solito mare calmo. E qui casomai verso terra, colore quasi bianco. Naturalmente poi più avanti nel dipinto ripiglieremo un po' queste zone, eh? Questo ci serve come brogliaccio, come si dice in marina, come falsariga, come viatico, come si dice.
anche se andate un po' sul disegno, non cambia nulla, naturalmente, non è che sia un segno invalicabile. Essendoci un po' di ombra, la luce, quindi c'è un po' di ombra, facciamo un pochino più, poco più scuro. Adesso piano piano dobbiamo vedere di, diciamo così, di girare l'onda e metterla allineata alla battigia. Quindi piano piano, diciamo così, cerchiamo di far scendere l'onda da una certa maniera, ok? Perché si allinea sempre, ci avete fatto caso mille volte. L'onda alla costa, è proprio un motivo fisico, quindi abbiamo parlato già altre volte. Poi qui casomai ci faremo qualche cosa di più. Vabbè, questo ci dedichiamo dopo a queste piccole cose. Ora vediamo di fare questa zona qui, che è quella più importante. Questa zona la riempiamo. Ok, un po' di bianco che è finito. Lo prendiamo subito e ce lo vediamo subito di mezzo. Anche questa zona e ci siamo. Facciamo qualcosina di più. Vabbè, questo ci dedichiamo dopo. Questo un po' di diluente per definire un po' la
questo scoglio, se no piano piano lo perdo. Non che sia difficile da riprendere, però insomma. A volte ci sono degli stracci che sono pieni di peli, pelettini, lasciano un po' di zozzeria e te la ritrovi sempre quando non vorresti. E qui, stesso sasso. Si è sporcato un po' troppo il colore. Di giallo.
Poi qui ci pensiamo dopo. Ok, allora. Allora, andiamo a fare un pochino di verde. Un po' di ocra. Un altro poco di verde. Ok, allora, andiamo a fare queste onde qui, eh? Vediamo questo colore un po' verdastro. E qui uguale. E qui andiamo a fare un po' di schiuma, un po' di onda che si frange un po' qua e là. Un po' di colore, diciamo, si spugnoso in modo da simulare un po' di
Ok, a questo punto ok, non ci fare tante cose, eh. Riprendiamo un po' il ramo. No, non era questo il pennello, questo è. Ok. Fate un po' di sassolini, un po' di vegetazione, senza esagerare, che sennò viene troppo dettagliato e cambia fisionomia al quadro, eh. Quindi anche qui qualcosina, ma senza troppo enfatizzare.
Ecco qua, qui se volete potete passare le settimane a fare il lavoro, grattato via questo pezzetto perché era venuto veramente una schifezza, per cui lo rifacciamo un pochino meglio, dai. Allora, tanto per cominciare lo ridisegniamo facendogli un tratto, una sagoma decente. Quindi tanto per cominciare appunto lo rifacciamo e poi ecco, facciamo un disegno così. Non andiamo così proprio a capocchia, eh? Sasso semplice, niente di straordinario, però ecco che abbia un minimo di parvenza di sasso, se no diventa proprio una cosina, insomma, un po'. Allora. Ma è giusto per passarci un po' di tempo, perché poi si possono fare veramente con una semplicissima macchia senza stare a dettagliare più di tanto. Perché se ho voglia un po' di perdere tempo, diciamo così, di passare un po' di tempo a giocare col pennello, a dipingere un po', eh. Che capita delle volte che proprio non c'è il tempo, ci si perde indietro a mille stupidaggini e invece ogni tanto è arrivato un altro messaggio, poi si risponde, Vale. Bene, penso che questa piccola cosa vi possa interessare. Ci sono due o tre spunti che sono abbastanza interessanti, se non altro come composizione, in quanto come vedete c'è questa leggera prospettiva aerea e questa zona un pochino più complessa con questo alberino, queste rocce, un po' di mare che rispetto al solito non è bella calma piatta, ma già abbiamo fatto due ondine che potrebbero essere interessanti, più che altro per movimentare un po' questa composizione. Niente di straordinario, però ci sono tutti gli elementi per poter fare una composizione, diciamo così, equilibrata. Come vedete c'è questa specie di freccia prospettica che vi porta in questa zona, quella che è poi maggiormente interessante, perlomeno è caratterizzata da questo albero, queste rocce più o meno evidenti. Non c'ho altro da aggiungere, se non le solite cose, divertitevi, provate, non fate le cose alla svelta, ma pensate a quello che volete fare e vi verrà tutto più semplice. Alla prossima, ciao da Luciano.